Un saluto a tutti gli amici di Doppio Binario. Come anticipato in apertura, in questa puntata, affronteremo il tema dell'usura. Andremo a vedere quali sono gli strumenti che il legislatore ha messo in atto proprio per la lotta all'usura, ma guarderemo questo tema anche sotto un altro aspetto. Andremo a capire come viene affrontato questo tema in ambito bancario e quali sono gli strumenti che vengono messi in atto. Lo faremo oggi con i nostri ospiti in collegamento. Vado ad salutare l'avvocato Danilo Lombardo, founder dello studio Legale Lombardo, ben arrivato. Grazie, buonasera, grazie dell'invito. Buonasera a lei e saluto anche il dottor Davide Michele Chiarlo, Chief Compliance Officer Santander Consumer Bank. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie. Io inizierei dall'avvocato Lombardo. Ecco, dal punto di vista giurisprudenziale, quali sono i due orientamenti contrapposti che la Cassazione mette in evidenza nella sentenza anti-usura? Allora, diciamo che negli ultimi anni è tornato di gran moda il tema dell'usura che si è andato ad aggiungere ad altre tematiche che normalmente affollavano i tribunali e che riguardavano questioni legate all'anatocismo. Con la famosa sentenza 507 della Cassazione si è riaperto quindi un contenzioso sterminato che fortunatamente si spera è stato risolto con le sezioni unite dello scorso luglio, in cui la Cassazione ha preso definitivamente posizione su quello che è un tema assolutamente rimasto controverso nell'ambito tanto della giurisprudenza quanto degli operatori del diritto e che riguardava la riconducibilità anche agli interessi moratori della normativa antiusura prevista dall'ordinamento italiano. Questo perché? Perché mentre era pacifico, è sempre stato pacifico chiaramente che le norme antiusura, quindi mi riferisco all'articolo 1815 del codice civile, mi riferisco all'articolo 644 del codice penale, mi riferisco alla successiva legge 108 del 96, si riferissero pacificamente alla pattuizione di interessi corrispettivi. Non era altrettanto pacifico ed anzi era assolutamente dibattuto se questa disciplina si potesse estendere anche agli interessi di mora. Sul tema vi erano due tesi contrapposte. Una, ovviamente, la riconducibilità degli interessi di mora alla normativa antiusura aveva delle implicazioni molto più stringenti e molto più severe, perché le conseguenze derivanti dalla usurarietà di un tasso sono certamente più rilevanti sul piano negoziale rispetto alle conseguenze che possono essere in generale previste dal codice civile. Quindi, come era diviso il campo? Era diviso tra i sostenitori di una tesi restrittiva, che quindi tendevano ad escludere l'interesse di mora dall'ambito di applicazione della normativa antiusura, e invece i sostenitori, i giuristi e forse anche la maggior parte della giurisprudenza che leggeva in maniera estensiva questa normativa andando a ricomprendere anche gli interessi di mora. Su cosa sostanzialmente si basavano queste due opposte tesi e su cosa poi vedremo la Cassazione ha definitivamente messo un punto. È La così. tesi restrittiva. Sì, mi dica. Dicevo, la tesi restrittiva faceva leva fondamentalmente su tre argomenti che potremmo ritenere decisivi. Innanzitutto un argomento letterale, quindi facendo riferimento espresso tanto all'articolo 1815 nel primo e nel secondo comma, quanto all'articolo 644 del codice penale, quanto alla successiva decreto-legge di interpretazione autentica. Si rilevava come la locuzione degli interessi fosse ristretta solamente agli interessi promessi o offerti come corrispettivo. E quindi, sulla base di questo argomento letterale, poi ulteriormente suffragato anche nel 2008 in tema di commissione di massimo scoperto, anche in quel caso, quindi si restringeva, diciamo, l'esame e la rilevanza di alcune voci soltanto laddove fossero il corrispettivo dell'erogazione del prestito,
Sulla base di questo argomento, quindi, si tendeva a escludere gli interessi di mora, in quanto gli interessi di mora, per loro stessa definizione, non rappresentano un corrispettivo, ma rappresentano, diciamo, una sanzione per l'inadempimento. Sempre i sostenitori, diciamo, della tesi restrittiva andavano poi a concentrarsi su un altro aspetto che ho appena detto da ultimo, ovvero sulla funzione che tanto gli interessi corrispettivi quanto gli interessi di mora assolvono in concreto nel nostro ordinamento. Da una parte vi sono gli interessi corrispettivi che rappresentano la remunerazione del costo del denaro e che si vanno ad inserire, diciamo, in un piano d'ammortamento, quindi in un progetto in cui il finanziatore conosce a monte l'importo non soltanto chiaramente della somma erogata in finanziamento, ma anche il corrispettivo che gli verrà riconosciuto per il finanziamento erogato. Dall'altra parte, gli interessi di mora assolvono a una funzione completamente diversa. Difatti, come dicevo poc'anzi, non rappresentano una remunerazione del capitale, ma intervengono in una fase patologica. Intervengono quando il debitore, se vogliamo, diciamo, circoscrivere adesso l'analisi a un rapporto di finanziamento, quindi ad un rapporto di mutuo, quando il mutuatario, venendo meno all'obbligo di pagare nei termini previsti una rata del mutuo, si trovava a dover risarcire il creditore, quindi nel caso specifico la banca, del ritardato pagamento. E quindi, sempre secondo questa corrente di pensiero, tanto in giurisprudenza quanto in dottrina, gli interessi di mora rappresentavano un risarcimento forfettario del danno. Ma vi è un altro argomento che militava anche in maniera, diciamo, abbastanza decisiva per l'esclusione degli interessi di mora dall'applicazione della disciplina delle norme antiusura. L'altro argomento era rappresentato dalla esclusione degli interessi di mora dalle voci di computo che trimestralmente i decreti ministeriali esaminavano per individuare il tasso effettivo globale medio, ovvero sia il costo praticato su piazza da parte di operatori finanziari nelle diverse operazioni di finanziamento. Questo chiaramente che cosa comportava e che cosa ha fatto pensare alla maggior parte degli operatori? Che ci fosse una volontà specifica di escludere gli interessi di mora da questa rilevazione trimestrale, quindi dal novero di quelle voci che invece trimestralmente dovevano essere rilevate per individuare il tasso effettivo globale medio, e che questa esclusione fosse giustificata da una volontà determinata di escludere le operazioni anomale da questo conteggio e quindi dalla volontà chiara di escludere anche l'interesse di mora dalla disciplina antiusura. Questo chiaramente che cosa determinava a conclusione di questa tesi? Che quando gli interessi di mora fossero considerati particolarmente elevati, il soggetto finanziato poteva fare appello alle norme generali previste dal nostro codice civile, ovvero, poiché, come dicevo poc'anzi, l'interesse di mora rappresentava un risarcimento predeterminato e forfettario di un inadempimento di un'obbligazione pecuniaria, secondo questa corrente di pensiero poteva essere per analogia assimilato alla clausola penale. Quindi il rimedio previsto dall'ordinamento per ipotesi siffatte era rappresentato dalla possibilità per il giudice di ridurre la clausola penale ex articolo 1384. Questa era la conclusione
Sì. Ecco, sì, Avvocato Lombardo, io ovviamente poi dopo vorrei ritornare ad approfondire proprio questo argomento con un'altra domanda Certo. a seguito, anche per capire qual è, poi torneremo da lei, la differenza naturalmente quindi, tra le due correnti opposte, quindi capire insomma quale, diciamo, quale prevale tra le due. Però vorrei ritornarci tra un po' se lei è d'accordo, ecco, su questo argomento. Io le faccio Certo. chiudere a quello che stava dicendo in modo tale che poi vorrei fare anche una domanda al dottor Chiarlo, al fine di poter capire anche nell'ambito bancario come loro si stanno organizzando col tema dell'usura. Mi stava, quindi, Certo, esatto, certo. stava dicendo se vuole chiudere le ultime battute in modo tale Sì, da. no, conclusivamente la tesi restrittiva, quindi quella che tendeva ad escludere la mora dalla disciplina antiusura, predisponeva o immaginava come rimedio per il finanziato la possibilità di ridurre gli interessi ex articolo 1384, così come si riduce normalmente una clausola penale. Questo sostenevano diciamo, teorici della tesi restrittiva. La ringrazio. Io, come già anticipato poco prima, poi ritorneremo naturalmente da lei per appunto approfondire ancora una volta, diciamo, proprio queste due correnti e quindi fare proprio un punto, diciamo, della situazione. Volevo però passare al dottor Chiarlo, al quale appunto chiedo, ovviamente quando si parla di tema dell'usura è facile quindi collegarlo in qualche modo anche al settore bancario per capire più che altro come, soprattutto voi come istituzione bancaria, come vi muovete in questo campo e quali sono gli strumenti che mettete che utilizzate, insomma. Grazie. Il tema dell'usura è sicuramente un tema molto caro al sistema bancario. In ambito bancario e non solo, chiaramente il rispetto delle norme è un presupposto fondamentale per la creazione di valore nel medio e lungo periodo e anche quindi la definizione di sistemi di controllo interno è lo strumento attraverso il quale poter generare valore e garantire una sana prudente gestione. È imprescindibile quindi che per un tema così delicato, quale la disciplina sull'usura, debba essere affrontato facendo ricorso a un approccio olistico basato sul rischio. Quindi, prima di tutto, definire quali sono le circostanze nelle quali potenzialmente si concretizza il reato e poi capire successivamente, individuare anche i processi e le aree aziendali nelle quali tali circostanze possono realizzarsi. Appunto per cercare di individuare le azioni di mitigazione del rischio di commissione del reato. Prima ancora però di definire il sistema dei controlli interni in banca è assolutamente importante riconoscere l'importanza culturale che deve essere a tutti i livelli aziendali garantita nel rispetto della disciplina sull'usura. La diffusione di tale cultura deve avvenire sicuramente attraverso la definizione di un impianto normativo interno caratterizzato da regole chiare, formalizzate, per esempio nella determinazione delle condizioni finanziarie applicate alla clientela, nonché anche da processi che però limitino l'autonomia nell'applicazione delle condizioni finanziarie. Importante da ultimo anche la regola base, la segregazione dei compiti, la segregation of duty, cioè il fatto che coloro che determinano le condizioni finanziarie non siano gli stessi che poi propongono le stesse condizioni alla clientela. È evidente che una volta stabilito un impianto normativo interno, una volta che sono stabilite le procedure a cui bisogna adeguarsi, è importante stabilire un sistema di controllo interno che deve essere volto a verificare nel continuo che le politiche aziendali siano rispettate. Tendenzialmente ci possiamo affidare a verifiche ex ante, che sono volte a garantire che le condizioni finanziarie applicate alla clientela e che il processo di approvazione di tali condizioni siano basati sulle risultanze di tali controlli ex ante, verifiche automatiche delle condizioni finanziarie applicate alla clientela comparando le condizioni stesse con i tassi soglia stabiliti trimestralmente e anche verifiche ex post, chiaramente con una periodicità più dilatata rispetto alle verifiche che ho detto sopra, però volte ad analizzare la produzione della banca e ad individuare eventuali anomalie e anche individuare eventuali miglioramenti nei processi aziendali. È altrettanto importante,
pensare alla gestione, al monitoraggio dei reclami anche ricevuti dalla clientela, che consentono di individuare i rischi potenziali e soprattutto consentono di comprendere proattivamente se il disegno dei processi aziendali e il sistema dei controlli interni è in grado di soddisfare le esigenze della clientela e di rispettare soprattutto la disciplina sull'usura. Permettetemi di aggiungere e chiudo anche che non possiamo non confrontarci con la realtà dei fatti e con la grande sfida che la digital transformation sta offrendo al sistema bancario, non soltanto italiano ma anche europeo. È chiaramente una sfida che coinvolge tutti i processi aziendali, dai processi di business ai processi di supporto e anche ai processi di controllo. Può essere pertanto utile, e dal mio punto di vista imprescindibile, rinnovare il sistema dei controlli interni, affidandoli sempre più ai grandi vantaggi offerti e più che altro promessi attualmente dall'intelligenza artificiale, che soprattutto nei casi in cui la tolleranza al rischio deve essere zero o perlomeno il più basso possibile, come nel caso dell'usura, consentono di supportare le attività di verifiche grazie alla grande capacità di elaborazione dei dati che hanno le intelligenze artificiali e anche di ampliare il perimetro delle verifiche, garantendo quindi un sistema di controllo real time, puntuale e nel continuo. La ringrazio, poi tornerò ancora una volta da lei per un'ultima appunto domanda di chiusura. Io vorrei fare una domanda a testa, quindi ritornando dall'avvocato Lombardo, vi chiedo ovviamente per queste due ultime domande di essere molto molto concisi nelle risposte in quanto siamo agli sgoccioli della prima parte di doppio binario, poi naturalmente ci sarà la seconda parte. Avvocato Lombardo, restando nell'ambito della sentenza, come si è risolto il conflitto dei due orientamenti giurisprudenziali di cui stava citando prima? Allora sì, come dicevo, a quell'orientamento restrittivo si contrappone chiaramente un orientamento di segno completamente opposto che invece sconfessa tutte quelle argomentazioni e le supera, tendendo quindi ad estendere la disciplina antiusura anche agli interessi di mora con tutto quello che ne segue a cascata, e questo sulla base di vari presupposti. Il primo fra tutti, che non è vero che il dato letterale sia così inequivocabilmente chiaro nell'escludere gli interessi di mora dalla disciplina, così come non è vero che gli interessi di mora hanno una funzione diversa da quelli corrispettivi, ma entrambi hanno una funzione remunerativa, così come non diventa decisivo per poter escludere gli interessi di mora dall'ambito di applicazione della disciplina antiusura il fatto che gli stessi non vengano rilevati trimestralmente ai fini del calcolo del tasso effettivo globale medio. Sulla scorta di questi ragionamenti, sulla scorta quindi del superamento della tesi proposta da chi voleva escludere gli interessi di mora, questa corrente di pensiero, questi giuristi concludono invece per l'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina con tutto ciò che concerne. Quindi, in particolar modo con l'applicazione dell'articolo, se parlo ovviamente sotto profilo civilistico, dell'articolo 1815 secondo comma, che letteralmente prevede che cosa? Che laddove vi siano degli interessi che superano la soglia di usura e che quindi nel caso di specie potrebbero essere anche moratori, non sono dovuti interessi e quindi il finanziato è tenuto a restituire semplicemente il capitale preso in prestito. Come si inserisce e che cosa stabilisce la Cassazione a sezioni unite? La Cassazione a sezioni unite, sul presupposto che io condivido di dover tutelare il finanziato, perché poi andando a guardare bene sia la tesi restrittiva e ancor più chiaramente la tesi estensiva, entrambe approntano una tutela per il finanziato. Sulla base di questo principio la Cassazione aderisce alla tesi estensiva, ritenendo, seppur ovviamente poi con delle conseguenze che potrebbero essere discutibili perché dà un colpo al cerchio e una alla botte, però in linea di principio la Cassazione afferma che gli interessi di mora ricadono nell'ambito di applicazione della disciplina antiusura, e questo chiaramente con tutto quello che comporta. E perché la Cassazione principalmente arriva a questa conclusione? Per approntare un sistema di garanzie maggiormente efficiente nei confronti del finanziato, non ritenendo che la riduzione ex articolo 1384
della penale potesse essere sufficiente a garantire, nell'ambito di un'operazione di finanziamento, il soggetto che riceveva il finanziamento. Quindi conclude per la completa estensione di tutto il corpo di norme previsto dall'ordinamento in materia di usura anche agli interessi di mora. E poi questo chiaramente avrà tutta una serie di conseguenze. Grazie. E dà una serie di consigli. Grazie, Avvocato Lombardo. Io chiudo velocemente con un'ultimissima domanda al Dottor Chiarlo, una risposta anche in questo caso molto veloce. Le chiedo appunto qual è la tutela a questo punto, visto che stiamo parlando naturalmente di usura, qual è la tutela, un po' anticipato anche prima, e la protezione del consumatore da parte vostro e anche da parte della banca, insomma, e più in generale chi è esposto al debito. Beh, diciamo che la pronuncia delle sezioni unite della Cassazione, come commentata dall'avvocato poco fa, è sicuramente un cambio di passo nella protezione del consumatore, perché ha il chiaro obiettivo di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori rispetto invece ad una tutela che prima era magari esclusivamente individuale e solo a favore di coloro che potevano ottenere delle pronunce favorevoli nelle liti aventi ad oggetto la disciplina sull'usura. Dall'inizio del 2007-2008, cioè dall'inizio della crisi, gli strumenti a tutela del consumatore si sono moltiplicati, la regolamentazione, lo stesso sistema bancario ha individuato strumenti di tutela, come per esempio la disciplina sugli uffici reclami degli intermediari, oppure la disciplina sugli strumenti di risoluzione stragiudiziali delle controversie, per esempio in ambito bancario l'arbitro bancario finanziario. Però primo elemento di garanzia nella protezione del consumatore è senz'altro la trasparenza nel rapporto banca-cliente. Non solo nel momento genetico, cioè nel momento in cui si instaura il rapporto con il cliente, ma anche chiaramente nel continuo. E in che modo? Attraverso una comunicazione che deve essere chiara, cioè in modo tale che il cliente possa comprendere quali sono le caratteristiche, quali sono i rischi dei prodotti bancari a cui si affaccia. E anche in questo caso, non vorrei ripetermi, ma la protezione del consumatore si basa su una forte cultura aziendale. Importanti pertanto la definizione di regole di condotta che devono essere distribuite alle reti di vendita che offrono i prodotti bancari, in modo tale che mitigano il rischio di un'offerta non allineata alle esigenze della clientela. La protezione del consumatore avviene anche con efficienti ed efficaci sistemi di processi di post vendita. Sono processi che devono essere necessariamente più tailor made, quindi più customer centric, quindi più concentrati sul consumatore, volti a capire quali sono le esigenze del consumatore e volti chiaramente anche a soddisfarli. Come dicevo prima, la gestione efficiente anche dei reclami e non dimentichiamo delle lamentele vocali, quanti clienti chiamano la banca per lamentare, per un'efficienza o comunque per chiedere chiarimenti, sono importanti, non necessariamente devono essere lamentele scritte, le lamentele che devono essere gestite da parte della banca. Da non dimenticare, e chiudo, che è importantissimo le iniziative che il settore bancario deve individuare per quanto riguarda l'educazione finanziaria dei consumatori, perché permette una maggiore comprensibilità dei prodotti bancari, anche una migliore programmazione per il consumatore e utilizzo delle proprie risorse personali e finanziarie. Chiaramente un aspetto importantissimo, specialmente in questo momento di forte disagio economico e anche sociale. Chiaramente purtroppo in Italia abbiamo solo il 30% degli individui dotato di alfabetizzazione finanziaria, di conseguenza più alti livelli di cultura finanziaria dei cittadini, una loro maggiore consapevolezza nella gestione delle disponibilità, la capacità di pianificare le proprie risorse sicuramente offre una maggiore protezione del consumatore, aumenta la qualità delle relazioni tra la banca e il cliente ed è soprattutto un presidio di stabilità per le banche. È un impegno quindi che le banche devono assolutamente assumere con un forte senso di responsabilità. La ringrazio, dottor Chiarlo, grazie ancora per essere stato qui con noi.
Grazie, E grazie a voi saluto tutti. anche ovviamente l'avvocato Danilo Lombardo, ringraziandolo Grazie. per il collegamento nella prima parte, scusate, di Doppio Binario. Io vi lascio con qualche minuto di pubblicità, però restate qui con noi in quanto tra poco inizierà la seconda parte di Doppio Binario. A tra poco.